Margaret Manè, innanzitutto benvenuta a Gifone. Grazie. E grazie per l'intervista. Grazie a voi. Allora, volevamo chiederti innanzitutto com'è prendere parte a un film importante come è stato Bari, un regista che ha vinto l'Oscar e che trattava un tema che era anche molto tuo, che era il tuo paese d'origine. Sì. Beh, sicuramente l'inconsapevolezza, in quanto per me era la prima esperienza, il mio primo film, è stato un elemento molto importante per poter affrontare un film così impegnativo, così ben strutturato. Non è molto facile da proporre al pubblico italiano. Era un film comunque impegnato. È un film complesso, pieno di contenuti, di ricco di sfumature. Infatti ogni volta che lo guardi cogli un'informazione nuova, ricevi una nuova informazione, un messaggio nuovo. Quindi sicuramente è difficile. C'è un film che ti fa pensare, sì. Non che ti alleggerisce, ma che comunque ti porta a pensare. Se anche tu hai in questo momento, senti che dovrai avere la necessità di raccontare qualcosa, non solo come attrice, magari come regista, come sceneggiatrice. Quello che mi manca è il teatro, l'esperienza proprio del teatro. Questa è un'esperienza che a breve spero di concretizzare, perché trovo che sia fondamentale, insomma, per un'attrice. L'esperienza teatrale, quindi questo è quello che mi manca. Okay. Noi di 35 chiediamo sempre qual è stato, a tutti i registi e attori, qual è stato il film che ti ha indirizzato sulla strada del cinema. Sunset Boulevard? Eva contro Eva? Uno. Tanti. Billy Wilder mi ha fatto innamorare, in generale tutti i suoi film. E Marlene Dietrich. Sono tanti film. Anche Luci della ribalta. Bellissimo. Bellissimo. Va bene, abbiamo finito, dobbiamo risalutare i nostri utenti di 35mm.it, dargli un bacio. Un bacio grandissimo, da Gifoni. Ciao ciao.